Ciao Giulia. Ciao Goran. Dov'è Ilian? Dov'è? Benvenuti in questo primo vlog del J-Book 2. Finale. Primo J-Book Forest. Sono Forest e per l'occasione indossiamo questi bellissimi calzini che ora sono arrivati pulcinosi. Perché? Ovviamente diversi. Perché noi siamo pulcini, siamo denominati i pulcini. Poi c'è Goran. No, Goran pure. Anche Goran ora. L'accogliamo. Yeah, anche per noi. Altre due persone qua. I pulcini sono così carini che l'hanno fatto anche per i cocci. Mamma chioccio e pappagallo. Pappagallo o papagallo? Papagallo. Mamma chioccio. Questo sono io. Rec. Ciao a tutti. Abbiamo appena finito il model event. Model event. Io ho la mia crema finalmente. Per il mio collo. Il tuo collo come sta? Beh, è andato meglio di quanto mi aspettassi, sta un po' meglio di ieri, cioè ieri facevo fatica a sdraiarmi dal male che avevo. Benissimo, i due maschioni fanno male. La telecamera non è molto con la luce, diciamo, però a mezzogiorno, cioè tra 25 minuti si mangia il pranzo, ieri sera è stata una cena pazzesca. Secondo me perché l'Adelino... No! Hai sbagliato tutto. Vai! Il greffo che io non posso, ma ve lo presento comunque. E poi c'è il riso. Non ancora per tutto, ma arriverà tra pochi secondi. Io fame. Anche io. Si incazza. Aspetta che guarda io. Infatti qua, ha un toglio qua che guarda. Vai. Ma Giulia cosa racconta? Tutto bene il viaggio ieri? È un po' fuori. Una traccia? Sicuro? Sì. Vado a caricare. No, è buono. Per di cannella. A dire. È male. Che bella roba. Saluto la mia famiglia e i miei amici. Goran non si picchia. Vogliamo... Questo è il rito per ufficializzare l'entrata di Goran Poloyaz nella nazionale italiana. Junior, perché prima junior. C'era già. E questo è il discorso che devi fare. Prego. Giuro di lottare con ogni mia energia ed assoluta lealtà nel pieno rispetto della mia integrità fisica e morale per l'onore della maglia azzurra che è il simbolo sportivo dell'Italia. Adesso, anche la tradizione nata a luglio, esatto, che però sei facevo incaricato anche di tramandare nel tempo. Scalpo. No. O gli scriviamo qua. Ma Goran tu non decidi purtroppo. Sì, no, io volevo. Io volevo la gamba. No. Devi soffiare come faceva Fede. Sì. Una linea, ecco. Guarda, questo si legge bene. Posso inclinarmi un po' così così non mi cadono sotto. Ok. Soffia. Va bene. Belli. Io quelli con gli uniti. No, di nuovo. Belli. Meglio di prima, io ero ironico. Fa vedere l'altra. Si può rifinire ancora un po', Che dentro. Team. Bravo Goran. Andiamo a fare l'analisi, va? Vamos. Bosco del Model Event della Long Distance. Punto 1. In attesa dei primi ad arrivare.
Ho fatto un po' di errorini, ma secondo me domani, se trovo il ritmo giusto e non voglio strafare, sto lì nel mio, mi concentro, posso fare una bella gara. Posso fare il meglio che posso fare adesso, però può venire qualcosa di non male. Fatto. Un saluto ai tuoi fan? No. Fatto, fatto, è pronto pure lui. Rita? Rita è pronta. Ha tanta forza e voglio buttarla fuori. Oh, grande Puccini, la mamma chioccia, ti piace? Vedi che è veramente strabello. Cioè è bellissimo fare orienteering. Poi qua al Portogallo, cioè è bellissimo. Voi che ci seguite da casa, che ci state guardando, vi invito caldamente a venire. Sono bellissima! Perché devo ancora cambiarci. Massimo alle 5 partiamo. Io sono a posto. Devo ancora cambiare, devo fare cose. Che bello.